In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Torino, sezione lavoro, accetta e dichiara il diritto degli appellanti a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione all'attività lavorativa sulla base della retribuzione diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del quinto livello contratto collettivo logistica trasporto merci. Siamo appunto soddisfatti del fatto che la Corte d'Appello di Torino abbia riconosciuto l'applicazione del regime delle tutele del lavoro subordinato, anche se non li ha riconosciuti subordinati, ma li ha riconosciuti come lavoratori eterorganizzati. E ha condannato Foodora a pagare le differenze retributive rispetto al livello 5 del contratto della logistica. E quindi quantomeno alle retribuzioni previste dal contratto collettivo. Il lavoratore del food delivery non può essere considerato un lavoratore autonomo e precario per il semplice fatto che non dipende da lui lo sviluppo del suo lavoro. Certo, è lui fisicamente che lo porta avanti, ma non è lui a determinare la quantità, la possibilità di lavorare, la possibilità di ore, la possibilità di ordini e di conseguenza la possibilità di guadagno. È giusto che questa cosa sia regolamentata con quello che è il normale rapporto di lavoro fra un'azienda che si occupa di consegne e le persone che queste consegne effettivamente le fanno. L'impresa credeva di aver inventato la pietra filosofale con la quale toccavi una persona, la trasformavi in autonomo e ottenevi il risultato che ti dà un lavoratore normale pagato il quadruplo con un quarto di retribuzione. Io credo che questo modificherà un po' questi meccanismi, perché secondo me il motivo essenziale per cui queste storie funzionavano così è che riuscivano a pagare pochissimo. Se sono pagati come dei normali fattorini inquadrati secondo il contratto collettivo, tutto torna alla normalità e alla legalità da un lato, ma sparisce anche questa concorrenza infame di salari da 5 euro l'ora che abbassava tutto e rendeva tutto un marasma. Quindi, al di là del risultato complessivo, che è comunque positivo, è questo che conta di più, che il messaggio è non si può fare lavorare per 5 euro l'ora e questo ci pare positivo per tutti, non solo per questi sei. Finalmente anche i tribunali hanno deciso che queste aziende devono pagare per il lavoro che noi facciamo tutti i giorni e che tanti altri colleghi fanno in condizioni anche ben più precarie di quelle che al tempo applicava Foodora e che c'erano fino a poco tempo fa.